Se i bambini giocano così come vedono vivere gli adulti e se giocano a competere e giocano ad escludere, noi faremmo bene come adulti, come genitori, ad aiutare i bambini a collaborare nel gioco, ad includere piuttosto che ad escludere, a stare insieme piuttosto che a stare contro, ad essere contenti perché siamo capaci insieme di superare degli ostacoli. È un bell'insegnamento che porterebbe i bambini ad essere più disponibili nei confronti di chi è diverso, di chi ha delle difficoltà, di chi ha un altro colore, di chi è di un'altra cittadinanza, di chi non la pensa come lui. Negli ultimi anni i giochi cooperativi sono stati sempre di più presi in considerazione, anche in ambito scientifico. Interessanti i risultati di una ricerca svolta presso l'Università di Firenze, coordinata dal professor Alberto Labate, dove, attraverso la sperimentazione sul campo e la compilazione di sociogrammi, è stata studiata l'influenza dei giochi cooperativi sul comportamento di gruppo dei bambini nella scuola. I risultati di questa ricerca dimostrano come i bambini, a seguito di un percorso ludico centrato sui giochi cooperativi, hanno evidenziato un generale cambiamento degli atteggiamenti e dei comportamenti, mostrandosi gradatamente meno aggressivi e più capaci di affermarsi nel rispetto dei diritti degli altri. Possiamo considerare il paradigma ludico della cooperazione come un atteggiamento mosso dal piacere di sentirsi uniti all'altro, di prendere e dare confidenza, di ricevere e ottenere aiuto, di accettare l'altro e sentirsi accettati. Su questi principi di fiducia reciproca si basano anche recenti giochi cooperativi, come ad esempio quei giochi in scatola, dove i giocatori si impegnano insieme a superare le difficoltà dettate dalla sorte. I giochi cooperativi sono un'occasione per i bambini di vivere momenti ludici inconsueti, un'occasione attraverso la quale relativizzare i modelli culturali omologanti che rischiano di appiattire e limitare le ampie vedute che la nostra società ci richiede. I giochi cooperativi sono una sorta di vaccino naturale che crea gli anticorpi per affrontare anche gli eccessi della nostra società. A me è piaciuto il gioco delle seggioline perché si scappava sopra i bambini. Specie andare addosso ai bambini. A me mi è piaciuto tutto. A me mi piaceva la musichetta. Che faceva ridere. È tutto quello del paracadute. Ma chi ha vinto? Nessuno. O tutti? Tutti. Tutti e nessuno? Tutti. Tutti hanno vinto? Questi giochi sono senza vincere e senza perdere. E qui chi vincerà? Nessuno. O tutti?